proteggere tutta la popolazione civile. È il messaggio apparso nello striscione e nei cartelli del sit-in silenzioso organizzato da diverse associazioni locali per la pace in Medio Oriente nella guerra tra Israele e Hamas, iniziativa che si è tenuta a Pesaro in piazzale Lazzarini. Un esempio anche per i nostri giovani, bisogna lottare, no, indipendentemente da quale parte uno sta, ma la pace è importante, bisognerebbe quasi vergognarsi, io dico, questi giorni a casa ci vorrebbe qualcuno che dica, si può guardare in faccia i nostri figli e dire abbiamo fatto tutto per scongiurare queste guerre, queste tragedie. Per la pace, cercare di stare tutti insieme e vedere di fare, spingere i nostri governanti a fare qualcosa se è possibile, ma sono cose molto complicate giù in Palestina, perciò speriamo bene. Cessate il fuoco, le vittime civili da entrambe le parti, sia da parte di Israele che da parte della Palestina, in particolare nella striscia di Gaza, sono vittime di un conflitto che perdura da anni e che è rimasto sopito negli anni, purtroppo è riesploso nel modo peggiore. Si sta chiedendo con forza che la comunità internazionale chiami il conflitto anche col suo nome. Stanno avvenendo una serie ininterrotta di crimini di guerra e di violazioni internazionali ed è importante che tutta la comunità internazionale faccia la sua parte affinché venga interrotta questa scia di violenza che non porterà da nessuna parte.